Un lavoro che la terrà impegnata tutto il giorno non le permetterà di seguire a tempo pieno i pesanti assessorati al commercio, agricoltura e mobilità che il sindaco le aveva affidato a inizio mandato. Così Francesca Caporale rassegna le dimissioni da assessore comunale di Lanciano, incontrando la stampa alla casa di conversazione e traccia il bilancio del mandato, tra ricordi belli e meno belli. Soprattutto porterà il ricordo dei sorrisi delle donne tornate al mercato coperto, l'organizzazione degli eventi natalizi e i giovedì del gusto con i tavolini all'aperto. Del mio assessorato ricordo sicuramente con particolare gioia i tavolini posizionati per la prima volta lungo la zona storica, poter fare la cena sotto le stelle per la prima volta dopo averla pensata anche durante la campagna elettorale è stata una grande soddisfazione. Un'altra grande è stata poter collaborare per la realizzazione del Piedibus e quindi vedere quei bambini così felici di poter andare a scuola in una maniera diversa rispetto a quella che era la loro abituale, anche svegliandosi prima, ma poterlo fare da adulti e assieme ai loro amichetti. E in ultimo, probabilmente, gli occhi delle signore, lontani dalle mascherine, quindi dentro al mercato coperto quando abbiamo riaperto dopo i 2 mesi di pandemia. Queste forse sono le 3 immagini, che maggiormente. Ovviamente le luminarie di Natale di questi anni, che sono di volta in volta sempre migliorate, hanno reso la nostra città qualcosa di fantastico, la collaborazione con i commercianti. Qualcosa di meno bello è stato probabilmente il primo impatto, la mia difficoltà di entrare in questo mondo che poi ho iniziato a conoscere, quindi i problemi legati alla zona a traffico limitato dei primi mesi e il malumore, quindi non tanto un evento, ma il percepire quello che le persone sentivano attorno a me, quindi il malumore dei cittadini e il fatto che potesse in qualche modo essere il mio comportamento e la mia gestione a renderli più o meno entusiasti del permanere in città. Poi, insomma, col tempo ho capito che le scelte politiche non possono essere condivise da tutti quanti e che il dialogo è importante, quindi ho iniziato a parlare con gli altri, anche andando e modificando un po' il mio carattere, che è una cosa che in questi anni è cambiata. Sono passata ad essere una persona molto riservata e che aveva anche difficoltà a interfacciarsi con gli altri, ad avere le capacità comunque di dialogare con tutti, e per questo ringrazio comunque questi 4 anni di amministrazione. Nei progetti che lascia, quali sono quelli a cui tiene di più? Un giovedì del gusto alternativo, che con i commercianti si stava, con i ristoratori, si stava pensando di ampliare a più giornate, quindi probabilmente le aree pedonali del centro storico verranno ampliate in più serate, proprio per dare loro la possibilità di portare i tavolini all'aperto, modificare la zona a traffico limitato in qualche modo negli orari e assieme ai commercianti pensare di poter fare qualcosa già adesso a Natale, quindi qualcosa che potesse essere vincolato con le dovute distanze, però iniziare già a ragionare. E poi l'ampliamento del mercato coperto e magari tornare ad avere dei box e non soltanto gli agricoltori. Presenti in conferenza stampa quasi tutti gli altri assessori, assente il sindaco per impegni istituzionali precedenti, la Caporale ha ripercorso i 4 anni di amministrazione che l'hanno vista impegnarsi e crescere, come ha ricordato lei stessa, con il contributo e il confronto, a volte anche molto acceso, con i commercianti. Resta la spina nel fianco, la ZTL, sospesa sine die durante il lockdown. Un messaggio che vuole lasciare ai commercianti con i quali ha avuto e instaurato un rapporto duraturo durante questi anni. Li ringrazio tanto, li ringrazio perché con loro ho capito quali fossero le reali necessità, si sono sempre messi a disposizione di un dialogo proficuo e comunque sereno. Non ho mai avuto scontri che fossero irreparabili, ma sempre comunque un parlare che fosse volto a trovare insieme delle soluzioni. Negli ultimi anni avevamo trovato ancora maggiore sintonia, addirittura a Natale avevamo organizzato assieme gli eventi e sono certa che questo gruppo di commercianti e i loro consorzi che li rappresentano, quindi in particolare al centro le vie del commercio, storico Corso Bandiera e botteghe storiche, potranno lavorare ancora meglio a partire da questa, insomma, questo fine pandemia per poter lavorare per la nostra città e spero che chi subentrerà al mio posto, che sia oggi o che sia tra un anno alle prossime elezioni, riesca a mantenere questo rapporto saldo con i commercianti, perché loro sono in grado di dare tanto alla città. E infine, questa spina del fianco che è stata dall'inizio la ZTL, per adesso è sospesa sine die, qual è il pensiero che lascia?
Il pensiero che lascia è che Lanciano meritava una zona a traffico limitato perché comunque è un centro storico che deve essere sviluppato. Ad oggi non si è stato in grado di renderlo vivibile e accogliente come dovrebbe essere, quindi rendere città, Lanciano non soltanto una città del turismo religioso, ma una città di un turismo che può attrarre come borgo, quindi come sono le caratteristiche della nostra regione. Penso che si poteva fare di più, si poteva insistere di più su questa zona a traffico limitato, ma che comunque le richieste sono tante e plurime da tante parti della città e che trovare un accordo tra tutti sia difficile. Quindi la zona a traffico limitato è stato il primo scoglio con cui mi sono scontrata ed è stato forse quello che mi ha per primo insegnato a crescere e a sapere in quale maniera confrontarsi con una stanza piena di persone non ha fatto felici. Le deleghe ad interim adesso sono del sindaco Mario Pupillo, ma al suo successore che cosa consiglia di fare? Quali sono i problemi e come affrontarli? Consiglio di essere sempre accanto a tutti, quindi commercianti, ambulanti, ristoratori e soprattutto di essere presente in ufficio perché l'ufficio commercio è pieno, fatto da dipendenti che sono persone fantastiche sempre a disposizione, con le quali si può lavorare davvero fuori e dentro l'orario di lavoro, ma tutti insieme sono una grande squadra che riescono a dare tanto e quindi di saper valorizzare tutte quelle che sono le capacità che vengono messe a disposizione di un assessore.